Zetti, mostardino.it, debutto stagionale. La prima l'abbiamo portata a casa, 3-0, non era così facile o scontato come sembrava. Monselice, in quattro anni, tre partite le ha portate a casa loro. Beh sì, loro sono una squadra sfericamente, non forte fisicamente, ma che comunque sbaglia poco, difende molto, quindi ti induce all'errore. Quindi era una partita da affrontare anche psicologicamente pronti. Ci siamo riusciti, a parte un secondo set un po' così, in cui qualche errore di troppo insomma ci ha portato a fargli fare più punti del dovuto, mentre primo e terzo set mi sembra che siano andati abbastanza bene. Sì, secondo set abbiamo visto probabilmente un problema che c'è stato di ricezione fra il primo e il secondo time out tecnico, che li ha portati abbastanza avanti, siamo riusciti a metterla sopra. Il terzo set sei salito in cattedra e sei stato infortunato, come stai adesso? Beh, adesso stiamo riprendendoci, c'è stato un infortunio muscolare, per questo è saltata la partita di Coppa Italia, però ci sta in preparazione, insomma, quando ancora non siamo fisicamente pronti, qualche acciacco si presenta, però adesso puntiamo un attimino a ringranare piano piano. Siamo una squadra nuova, come molti, quindi avremo i nostri tempi un attimino per trovare i giusti meccanismi. Però la vedo bene. Sì, come appunto ci dicevamo dietro le quinte, abbiamo detto che probabilmente questa squadra sì ha vinto, ma ha ancora ampi margini di miglioramento per portare a casa risultati importanti. Sì, sì, appunto l'inizio stagione serve a questo, le amichevoli anche. Abbiamo ancora da mettere a posto, a partire da ricezione magari ci devono trovare le giuste competenze tra chi sta in campo, gli attaccanti col palleggiatore, quindi. Non c'è, cioè, capita anche la sconfitta come quelle di Coppa Italia, ci stanno, per fortuna non ci hanno precluso il passaggio perché avremo ancora due sfide nella pausa natalizia. Come ti ho detto, sì, sono fiducioso. Poi abbiamo appunto la prossima settimana, partita, uno scenario importante, le Palapalini, subito il primo derby. Tifosi devono venire, facciamo un invito ai lettori del Mostardino di intervenire. Beh, seguiteci ovviamente, perché in casa il calore c'è, si sente, fuori casa abbiamo comunque bisogno del vostro apporto, di tutti, e quindi sì, seguiteci anche fuori casa, perché loro comunque sono una squadra giovane, che se stanno lì vuol dire che hanno del talento, che proveranno ad esprimere partita su partita, cominciando dalla prossima in casa, insomma, non vorranno fare brutta figura, quello sicuro. Del primo partito di campionato c'è con i Vessal Carpi contro Monselice, Tommaso Cordani, non sappiamo cosa dire, prestazione eccessa. Devi continuare così. Sì, dai, faccio la firma per giocare sempre così. Comunque l'importante, più che la mia prestazione, sono i tre punti, che in questo momento ci danno più fiducia di quello che avevamo raccolto fino adesso nel precampionato. Bisogna comunque stare bassi con l'entusiasmo, cose da fare ce ne sono tante, una partita non risolve tutti i piccoli problemi che abbiamo ancora da mettere a posto, però iniziare bene fa morale e soprattutto fanno punti. Anche perché la prossima partita poi sarà subito un derby contro la Punto Zero, gli scenari quelli importanti del Palapanini, possiamo dire di essere pronti, loro sono giovani, talentuosi probabilmente, giovani lo siamo anche noi, ti chiedo innanzitutto la tua condizione fisica, quella generale della squadra. Allora, la mia condizione fisica è buona, a parte qualche piccolo acciacco che ci sono sempre magari all'inizio del campionato, che vanno un attimo gestiti, però in linea generale adesso il lavoro grosso che abbiamo fatto all'inizio dell'anno sta venendo fuori e quindi direi buona. Per quanto riguarda la partita di sabato prossimo, innanzitutto un derby, quindi i derby si sa, il risultato non è mai scontato, sono giovani, mi ricordo quando avevo la loro età, le partite o le fai della Madonna oppure puoi fare schifo, quindi è abbastanza imprevedibile. Noi andiamo là, sappiamo che dobbiamo fare il risultato, perché comunque il campionato è spietato, i punti non si possono perdere, e quindi con umiltà andremo e cercheremo di fare le nostre partite. Coach Solivo, partita non scontata, la check le ultime le aveva perso contro Monselice, abbiamo intervistato prima Renzetti, ha detto che ha visto una squadra che si difende bene, che li ha innervositi, cosa vi è mancato? Beh, intanto complimenti ai Carpi, che ha fatto una prestazione secondo me molto puntuale e precisa, e questo ci ha messo un po' in difficoltà, sono stati costanti nel loro modo di battere, distribuzione, non ha dato dei grossi riferimenti e gli attacchi sono stati buoni. Noi abbiamo tentato
di giocare la nostra, le nostre fasi, le nostre caratteristiche, ma siamo stati un po' delicati forse in ricezione, e da lì il tutto è venuto a mancare. Quando abbiamo potuto abbiamo espresso qualche azione positiva. In generale il complimento va al Carpi, e devo dire che si vede la differenza tra chi è già rodato con la Coppa Italia. Infatti comunque possiamo dire sostanzialmente che la prima di campionato è ancora pre-campionato, insomma i rodaggi sono ancora da mettere a posto. Quanto potete migliorare ancora rispetto alla prestazione di oggi, e se ci può dire un po' gli obiettivi stagionali che può dichiarare la Monselice? Beh, abbiamo rinnovato un po' l'organico, quindi gli obiettivi, parto dall'ultima domanda, certo. Gli obiettivi sono quelli di concretizzare se possibile quanto prima la salvezza, questo è il nostro obiettivo, e di far maturare i giovani che abbiamo reinserito nell'organico della B1. No, non considero precampionato, consideravo questa partita il punto di partenza e volevo partire con la marcia giusta. Non ci sono riuscito, e quindi mia responsabilità nel rivedere e nel ridare un po' di stimoli ai ragazzi, perché effettivamente siamo stati l'ombra di noi stessi, e quindi la squadra avversaria ci ha messo in difficoltà, e devo riconoscere questo.